L'ho intitolata alla scoperta dei meccanismi fenosensoriali delle pilote della farina di farfalle, perché è relativa a quello che abbiamo precedente percorso di dottorato, dove in collaborazione con la Fondazione Bombardo dell'Università di Florida mi sono occupato di una farina cristante per la produzione di cultura argentina, per occuparci del meno, e quello che è un corrente lavoro di ricerca in collaborazione con l'Università di Cagliari, inerente invece a delle pilote della Sardegna. Prima parte vi parlerò della Cinnamomella e della caratterizzazione funzionale del settore fattivo di questo insetto. In una seconda parte invece di questi papilloni che stanno corsi, stiamo cercando di comprendere i meccanismi gustativi di queste farfalle con un approccio simile a quello che è stato condotto per la tacocapsa del mondo. Allora, introducendo e partendo con la tacocapsa, come sappiamo è un modello molto interessante per gli studenti. Praticamente in tutto il mondo, comunque ci siano produzioni frutticole di mele, pere, noci e anche altri tipi di colture che riesce facilmente a infestare. E una delle strategie più promettenti per poter combattere questo insetto, soprattutto in Argentina, è la confusione sessuale, dove l'emissione di feromoni mediante opportuni dispersi garantisce in un certo senso l'incapacità del maschio di trovare precedentemente le femmine, il che diminuisce a livello molto elevato anche la percentuale di riproduzione. E come si diceva prima, la modalità con cui gli insetti percepiscono le odoranti attraverso una miriade di sassini presenti sulle loro zone periferiche, come sulle antenne, specifici sensibili, sono in grado di esprimere ben precisi recettori olfattivi, mentre tutti i sensibili, tutti i neuroni, per esempio, tutti questi sensibili, esprimono un co-recettore orco che combinandosi con il recettore olfattivo riesce in un qualche modo attraverso processi metabotropici coinvolgendo altre proteine di membrana del neurone piuttosto che gli orotropici a depolarizzare la membrana plasmatica, il che avviene mediante l'interazione con un feromone o un odorante, se si parla di feromone receptor o odorante receptor, opportunamente legato ad una chemosensorica in una odorante E quindi quello che è stato il mio obiettivo nel corso del percorso di dottorato è stato riuscire a caratterizzare questi recettori olfattivi di questo insetto. Deolfanizzarli significa che normalmente questi recettori sono orfani, finché noi non sappiamo con quali determinati liganti e con quali determinati molecole interagiscono. Per poter accelerare la ricerca e per la messa a punto di nuove strategie, per l'attuale impiego di composti semiochimici o anche per la messa a punto di nuovi composti semiochimici. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo isolato l'RNA totale dalle antenne di questo insetto che era stato precedentemente sequenziato e assemblato, e il mio percorso è partito con il completamento della sequenza codificante per questi particolari recettori. Quindi, dopo di sequence, io ho fatto il receptor, ho candidato i feromone receptors. Allora, all'Università di Florida avevamo a disposizione questo sistema, Human Embryonic Inserts. È un sistema di espressione in vitro, transgenico stabile. Noi abbiamo proceduto con la trascrizione per un'espressione transiente sia dell'olfatto di receptor che dell'olfatto di receptor, che vengono quindi espressi sulla membrana plasmatica di queste cellule e sfruttando la loro natura genotropica, la presenza dello stimolo garantisce l'ingresso di calcio all'interno delle cellule che, se vengono cresciute e incubate con un fluoroforo sensibile al calcio, a questo punto, in presenza dello stimolo, l'ingresso di calcio garantisce l'attivazione della fluorescenza del fluoroforo. E questo è quello che succede quando queste cellule vengono stimolate. Speriamo che faccia il video. Allora, arriva lo stimolo, le cellule introducono calcio e si accendono perché il fluoroforo varia appunto il suo stato di fluorescenza, il che garantisce di andare a localizzarsi su queste determinate regioni con un corpo di software, andare a misurare la variazione di fluorescenza e mettere a punto una serie di esperimenti di cosa risposta piuttosto che di inibizione. Quindi, partendo dai clade, dai candidati recettori feromonali di questo insetto, siamo riusciti a deolfanizzare, a dimostrare l'attivazione di un determinato recettore feromonale, cioè R6, per le 8-10 modecarie, la 1, 2 in acetato, così come un ulteriore recettore, R3,
per quelle che sono due analoghi. Uno è l'etil del Z24 metabinolato, normalmente come conosciuto come Pirester, che è messo dalle piante ospite, e un altro suo analogo, quindi un carbone in meno, l'etil del Z24 metabinolato. Allora, il primo è un antagonista principale del feromone principale dell'insetto ed è utilizzato come feromone dagli insetti all'interno dello stesso genere della Capocapsa vulgare. Quindi è probabile che la Capocapsa abbia mantenuto questo sistema per poter eventualmente sentire le femmine delle altre specie e magari non confondersi, o anche semplicemente per sentirle e sapere dove sono localizzate, perché queste hanno lo stesso range di piante d'osso. Dall'altra parte invece abbiamo identificato un altro recettore feromonale attivo per i composti emessi nelle piante ospiti e quindi c'è la probabilità che l'insetto usi questo feromone per poter sentire laddove possano essere presenti le femmine più che gli odori stessi delle piante. Quindi il nostro obiettivo l'abbiamo raggiunto deorfanizzando prima un recettore feromonale per un principale antagonista, un ulteriore per dei composti emessi dalle piante ospite, e abbiamo messo in luce alcuni meccanismi molecolari per l'attivazione dei recettori feromonali di questo insetto e in un certo senso siamo convinti di aver dato un piccolo contributo, perché la ricerca sta andando avanti, in quello che sarebbero le nuove strategie di controllo appunto basate su questi meccanismi che verranno appunto targetati per i futuri sistemi di controllo. Ma la cosa più importante è che siamo riusciti a mettere ad ottimizzare un metodo applicabile potenzialmente con qualsiasi specie e con determinati recettori che possano funzionare ionotropicamente espressi nei sistemi sensoriali che non sono sensoriali dell'insetto. Ed è questo il motivo per cui è partita la ricerca a livello di quest'altro progetto, che ha coinvolto due specie sardo corse di papilionidi: il papilio ospitum, che vive unicamente in Sardegna e in Corsica e in nessun'altra parte del mondo, e il papilio romano, che è la sua specie sorella, la congenerica, che vive invece praticamente ovunque. Ma qual è il motivo perché queste due specie hanno un habitat così diverso, è una distribuzione geografica così, Il papilio macaon è polifero, cioè si adatta a diverse specie di apiace e anche alcune piante frutacee, è contento a mangiarsi un po' tutto quanto. Il papilio ospite invece è quasi monofilo, perché si nutre quasi unicamente di ferula coniugis. Laddove manchi, in Sardegna, in Corsica, trova la ferula coniugis, si adatta su questa pianta qui. Se non c'è anche lei, si accontenta della ruta alla mandorla. Quindi è molto sensibile alla pianta ospite e i motivi sono sicuramente dovuti da quello che è il suo sistema gustativo di queste aree. Difatti i nostri colleghi nei precedenti lavori avevano dimostrato che a livello dei sensibili stilofonici maxillari laterali e mediale ci sono quattro diversi tipi di dolori: L, M1, M2S in un sensito e L, M1, M2S nell'altro sensito. Alcuni sono attivati da composti fagostimolanti come zuccheri, altri sono sensibili al sale, altri sono sensibili a composti amari come questi tre: il laterale L, il neurone M2 del laterale e il neurone M2 del medicale, che sentono i composti amari come la. E tra papilio ospito e papilio macaro, confrontando queste due specie, si è potuto dimostrare che c'è maggiore sensibilità nei confronti di tutti questi composti in generale per la specie papilio ospito. Quindi è forse anche questo il motivo per cui la specie è molto più monofaga e più restia a scegliere solamente una ben precisa pianta ospite. E andando a prendere quelli che sono i neuroni invece specifici per i composti amari, si è potuto dimostrare che un neurone ben preciso, il neurone L del sensibile laterale, si attiva con i composti amari tossici come le cotine e caffeine, non risponde ad altri composti amari, mentre gli altri due invece rispondono a qualsiasi composto amaro indiscriminatamente. Quindi, sulla base dei precedenti risultati che abbiamo avuto con la citocomunella, abbiamo cercato di iniziare un lavoro simile andando a sperare di identificare le proteine sensoriali coinvolte in questi processi che potessero in un certo senso spiegarci per quale motivo c'è questa distinzione nei sensi di composti amari, eventualmente per il laterale piuttosto che i neuroni M2, o piuttosto
però una specie è l'altra. E per farlo siamo partiti praticamente da dei campioni di RNA totale estratti appunto da questa regione contenente i due sensibili. Siamo riusciti ad identificare i 3909 unigenes con Blastx, significa assemblati i risultati del sequenziamento, si è riuscito a trovare un totale di 23.909 assemblaggi che avessero in database un riconoscimento di determinati tipi di geni con determinate funzionalità. Tra tutti questi abbiamo identificato le famiglie geniche di alcuni recettori coinvolti nel chemosenso. Due unigenes relativi a un gusto tale resetto, 8 unigenes ad un odore resetto, 22 a trans resetto potential channels, che sono recettori estetici, e 12 a inotropic resetto, che fanno parte di un sistema ancestrale o attivo degli insetti. E l'analisi per stelle di queste unigenes, con allineamento tra queste sequenze, siamo riusciti a dimostrare che all'interno di tutta questa struttura c'è un solo GR, 5 olfactory receptors, 7 trans receptor potential channels e 9 IR. E quello che abbiamo fatto fino ad adesso è stato appunto andare a valutare con un'analisi retrotranscript PCR non quantitativa l'espressione effettiva di questi particolari sensory proteins, con lo scopo di riuscire effettivamente a clonare queste sequenze per mettere a punto il sistema di espressione eterogena nelle human embryonic teenage cells. Siamo riusciti a dimostrare per entrambe le specie, papilio macro e papilio ospito, l'espressione del gusto per i receptors, di 3 su 5 olfactory receptors e di 5 su 6 trans receptor potentials, alcuni dei quali importantissimi per la percezione di composti estetici come basali, piuttosto che altre molecole di derivazione attive su TRPA, quindi Bayless, Pyrexia, Macro Pyrexia e Pyrexalai, TRPA che si presume sia il recettore del campo ossigenato. Non siamo riusciti ad amplificare di ionotropic receptor. Al momento, con 5' RSPCA e assemblaggi, siamo riusciti a completare la sequenza di questi recettori che vedete con l'asterisco rotto, rosso. Gli altri invece sono ancora da completare. E alla luce di questa situazione attuale abbiamo identificato il recettore, abbiamo dimostrato la loro espressione e siamo in fase di espressione in Excel. Quella che sarà la loro caratterizzazione funzionale vertirà su un confronto tra le due specie per poter cercare di capire quali sono appunto questi diversi meccanismi relativi alla scelta d'ospite e di conseguenza anche alla distribuzione geografica di questi insetti. Volevo ringraziare la società italiana per il conferimento del premio Binaghi e per la scelta appunto per questa presentazione. I miei colleghi delle tre strutture a capo di questi progetti, il Roberto Cernia, la dottoressa Solari dell'Università di Cagliari, Gianfranco Arfa, Maria Cristina Trava della Fondazione RAC e Yuri Bokov dell'Università di Florida. E la partnership che ha collaborato nel percorso di dottorato tra l'Università degli Studi di Milano, Swedish University of Agricultural Science, il Radio Sai, l'Università di Stoccolma e UPMC Parigi. E come anticipato prima, volevo anche ringraziare due grandi personalità del campo della chimica ecologica e della biologia molecolare dei sensi, quindi il professor Jerome Manipal, che è considerato uno dei padri fondatori della chimica ecologica, e come anticipato prima il dottor Angeli, Linda Brownback, premio Nobel per la fisiologia e medicina, che fu la prima a clonare recettori olfattivi negli organismi, e quindi questi secondo me sono due capostipiti, due rappresentanti per quella che è l'ecologia molecolare. E te ringrazio a tutti per l'attenzione. Avete
importante sapere, cioè è importante dal punto di vista del gusto dell'arba, della pianta, ma cos'è che porta a quella della scrittura? Quindi sì, ha un suo senso. Grazie.